Buonasera a tutti e a tutti, questa sera alla Corte Sant'Arcangelo arriva il Teatro di Emergency con Mario Spallino. È per noi una grande gioia avere Emergency nella nostra città, perché è proprio, diciamo, Emergency porta con sé una cultura di pace. Oltre che curare le persone, proprio porta un pensiero nuovo, porta un pensiero che ci potrebbe essere un mondo senza guerre. E questo spettacolo che in effetti Mario Spallino questa sera ci presenta parla proprio di una geografia di guerra, dell'inutilità della guerra. E quindi è con grande piacere che, diciamo, accogliamo questo spettacolo e siamo proprio contenti il gruppo di Fano di aver avuto l'opportunità di avere Mario Spallino nella nostra città. Quindi buon spettacolo a voi tutte e a voi tutti e buona serata. E speriamo che l'idea di Emergency, di pace e di una cultura di pace si diffonda sempre di più nel mondo. Io sono Damiani Elena, del gruppo dei volontari di Emergency di Fano, l'unico gruppo della provincia di Pesaro. Siamo qui in questo splendido cortile, il cortile della Padalino, dell'Istituto Padalino, e alla Corte, si chiama adesso Corte Sant'Arcangelo, per far conoscere Emergency, la grande organizzazione conosciuta in Italia e nel mondo, fondata da Gino Strada e Teresa Sarti 21 anni fa. È una sera bellissima perché vogliamo partire, queste mura insomma sono importanti perché sono, essere dentro una scuola è significativo per me che sono un insegnante e comunque perché il seme della pace deve crescere come crescono i nostri ragazzi dentro le aule. Stasera presentiamo questo spettacolo, uno spettacolo che ho visto, che conosco, simpatico, che fa riflettere e che ci ricorda che la pace è la cosa che dobbiamo rincorrere e raggiungere. Abbiamo già capito che la guerra non serve a niente, Emergency lotta per questo e porta le cure gratuite a chi vive in territori di guerra e non solo, perché dal 2006 Emergency è presente anche in Italia con un grande progetto che si chiama Programma Italia e offre le sue cure gratuite, come l'articolo 32 della nostra Costituzione poi recita, a tutti quelli che ne hanno bisogno, a tutti quelli che non possono accedere al servizio nazionale. E stasera abbiamo invitato Mario Spallino, che è qui vicino a me, che è un attore livornese, che è un amico da tanto tempo di Emergency e porta in scena uno spettacolo carino, meraviglioso, che si chiama Stupido Risico. Adesso lascio la parola a Mario e vi racconterà lui di questa storia, di questo viaggio. Allora, io faccio l'attore per Emergency, è un grande privilegio, e questo perché Emergency è l'unica ONG in Italia che usa il teatro per raccontare quello che fa. E stasera io racconterò gli ultimi 100 anni di guerra, facendo una storia della guerra, ma anche una storia della stupidità che spesso e volentieri accompagna la guerra. È un modo di raccontare la storia che ci coinvolge, nel senso che l'Italia è al centro di questa storia, ma c'è anche al centro, soprattutto, come dicevo prima, il fatto che dalla guerra ci si aspetta delle soluzioni e la guerra queste soluzioni ormai non ce le dà e la storia ce lo insegna. E quello di stasera è un tentativo di dimostrare proprio attraverso la storia che la guerra non è una soluzione a nessun tipo di problema, anche se a volte apparentemente si propone come tale. Ci facciamo anche due risate stasera, perché la cosa purtroppo è tragicomica, perché quando si parla di stupidità la cosa può essere tragica, ma può anche essere un sorriso amaro su quello che sono gli avvenimenti che a volte ci coinvolgono.